Iniziamo la nostra rassegna di istituti superiori con il liceo classico linguistico Romani, collocato nel complesso scolastico di Via Trento. Perché iniziare dal liceo? È la scuola che ha dalla sua parte il tempo, ma non per la sua lunga storia deve essere vista come una scuola conservatrice ed elite. Questi preconcetti sono smentiti dalle reali qualità del liceo oggi. Si tratta naturalmente di una scuola impegnativa e che dà una buona formazione teorico-culturale, basata, per quanto riguarda l'indirizzo classico, sulle discipline umanistiche, in particolare lettere e letteratura latina e greca. Per l'indirizzo linguistico, la parte di rilievo è la letteratura straniera, affiancata da una solida preparazione umanistica. Allo scopo di presentare i due cicli di studio, il percorso all'interno di questo istituto è scandito da interviste realizzate dagli studenti ad alcuni docenti di quelle materie considerate fondamentali. Con questo non vogliamo discriminare le varie discipline, tutte ugualmente educative. La scelta è stata obbligata per ragioni di spazio filmico. Come dicevamo, il percorso partirà analizzando gli aspetti di fondo del biennio, iniziando dall'indirizzo classico, dove il biennio è detto ginnasio, quindi seguirà il linguistico. Siamo in quarta ginnasio e vorremmo chiedere alla professoressa Anversa qual è l'importanza dello studio del latino e del greco nei primi due anni del ginnasio. L'importanza dello studio del latino e del greco nel ginnasio appare evidente se si considera che le civiltà che si sono espresse in queste due lingue sono alla base in gran parte del pensiero e della cultura occidentali. Ovviamente questo questo dato non può venire preso in considerazione solamente per quanto riguarda lo studio del latino e greco nel ginnasio, ma per tutti e cinque gli anni. Nel ginnasio comunque si forniscono le basi a livello di conoscenza linguistica per poter leggere direttamente in lingua originale appunto gli autori classici che rappresentano il punto di riferimento, come dicevo prima, per la nostra cultura occidentale, no? E diciamo che nel ginnasio si studia la grammatica e si studiano gli elementi fondamentali di sintassi, proprio per poter avere gli strumenti necessari per la lettura diretta degli autori, che si effettuerà prevalentemente nel triennio. Passiamo ora al linguistico. Avremo bisogno di sapere come funziona un po' questo liceo linguistico. Lei potrebbe aiutarci? Sì, volentieri. Dunque, questa che classe è? Questa è la prima sperimentale. E lei che cosa insegna? E io insegno la lingua inglese. Vabbè, allora passiamo subito alle domande. Che senso ha scegliere un liceo linguistico? Voi sapete che le lingue straniere al giorno d'oggi rivestono un'importanza fondamentale, non solo dal punto di vista culturale, ma anche nel mondo del lavoro. Quindi una conoscenza ampia ed approfondita delle lingue straniere permette meglio gli sbocchi in tutti i campi. Va bene, e il liceo linguistico è un istituto autonomo oppure è da considerarsi legato al liceo classico? Dunque, il liceo linguistico lo possiamo considerare un istituto autonomo perché viene affiancato al classico, in quanto mentre il classico sviluppa e approfondisce le lingue classiche, il liceo linguistico sviluppa ed approfondisce le lingue e le letterature moderne. Quindi uno compensa l'altro. Va bene, e poi il liceo linguistico è da considerarsi prettamente specialistico nel campo delle lingue straniere? No, io direi di no, in quanto nel liceo linguistico le lingue sono da considerarsi come materia fondamentale, però integrano anche le materie di carattere scientifico, quali la chimica, la fisica e le scienze. Dunque, come viene impostato lo studio delle lingue nel corso dei 5 anni? Dunque, nel corso dei 5 anni le lingue straniere vengono impostate nel biennio come approfondimento e arricchimento del vocabolario linguistico e quindi viene approfondita la conoscenza comunicativa. Questo è il nostro primo obiettivo,
far conoscere ai ragazzi una cultura diversa, far rispettare loro gli usi e costumi di civiltà diverse e allo stesso tempo trovarsi in situazioni particolari, in uno stato diverso ed essere in grado di risolverle. Nel terzo anno, nel terzo e quarto anno, quindi nel terzo, quarto e quinto anno, quindi nel triennio, si comincia ad affrontare la letteratura. Il terzo anno è da considerarsi un anno propedeutico, perché i ragazzi vengono accostati alle varie lingue straniere analizzando brani di tutti i periodi, quindi prosa, teatro, romanzi, poesie, eccetera. Poi nel quarto e quinto anno i vari periodi letterari vengono analizzati anche dal punto di vista storico. I nostri insegnanti di lingue sono affiancati sin dal primo anno da un native speaker, cioè un insegnante di madrelingua, che affiancherà l'insegnante per mettere i ragazzi in situazioni particolari, cioè metterli a contatto immediatamente come una full immersion in situazioni dove l'insegnante parla esclusivamente in lingua straniera. Vorremmo chiedere alla professoressa Brunilde Benecchi, insegnante di latino e greco al liceo Romani, quali elementi di modernità ha oggi lo studio del greco e del latino. Dunque, io posso rispondere cominciando da un luogo comune: conoscere il passato per capire meglio il presente, per vivere meglio il presente, per conoscere noi stessi sulla base della conoscenza dell'uomo antico. Se noi partiamo da questo presupposto, ci rendiamo perfettamente conto che lo studio del latino e del greco si deve basare soprattutto sullo studio dello spirito dell'uomo, sulla sua evoluzione nell'arco dei tempi. Lo spirito umano è sempre lo stesso, è sempre vivo e vitale in qualsiasi momento, quindi noi siamo quelli che siamo perché sono stati loro, i latini e i greci, che ci hanno insegnato a pensare, che hanno scoperto i più elevati valori dello spirito. Per cui quando noi ci accostiamo al latino e al greco, andiamo a rivisitare la storia latina e greca, ma in un modo particolare. Partiamo dalla storia per sviscerare quelli che sono i motivi fondamentali del pensiero degli antichi, quei motivi che poi servono a noi oggi per operare nel presente. Quando noi studiamo la sintassi, non la dobbiamo più considerare la sintassi di una lingua morta o di due lingue morte, ma è la sintassi che ci permette di capire, di comprendere meglio gli autori, i quali ci educano sul modo di pensare, di vedere, di comportarci, un modo di pensare, di vedere e di comportarsi esattamente uguale a loro, perché sempre per lo stesso motivo, perché lo spirito è sempre uno e si muove sempre sugli stessi binari. Quindi noi andiamo a leggere gli autori, li analizziamo e facciamo uscire da queste pagine degli antichi quello che serve a noi per il presente. In questa ottica è chiaro che il latino e il greco sono modernissimi, perché in sostanza sono elementi insostituibili per la conoscenza dell'uomo, senza contare che la cultura occidentale europea affonda le sue radici proprio in quel passato e noi non potremmo essere quello che siamo se non conoscessimo loro. Qual è il ruolo di un professore d'italiano nella formazione culturale ma anche umana dei ragazzi?
L'italiano è sicuramente una materia fondamentale al liceo classico, come del resto anche negli altri ordini di scuole. Non per niente l'italiano va condotto, lo studio dell'italiano viene condotto per tutti gli anni con un numero consistente di ore fino alla conclusione, fino all'esame di maturità al quinto anno, dove le prove sono sia scritte che orali. Quindi senza dare particolari privilegi all'italiano, sicuramente è considerata una disciplina centrale, fondamentale per la crescita, per la formazione, per il sapere così dei giovani. Al liceo lo studio dell'italiano, dopo che nel biennio gli studenti si sono formati gli strumenti fondamentali, sia linguistici sia di metodo, viene condotto su un piano eminentemente storico. Cioè è uno studio sicuramente più complesso, più difficile rispetto a quello che viene svolto sia alla scuola media sia al ginnasio. Ci troviamo ora nel laboratorio linguistico e questa è la terza A. Siamo nell'ora di tedesco e ora chiederemo alla professoressa Amy Franca di illustrarci come funziona. Qual è l'importanza, professoressa, di questo laboratorio? Allora, il laboratorio linguistico è molto importante in un liceo linguistico come questo, sia al primo livello di studio della lingua, come per questi ragazzi del tedesco, sia a livello più approfondito, cioè quando i ragazzi conoscono già la lingua straniera. Il laboratorio linguistico è importante al primo stadio dello studio della lingua perché ci fa entrare nei suoni nuovi della lingua straniera, la sua pronuncia, l'intonazione e tutto quanto quello che come ci si presenta la lingua la prima volta che la sentiamo. Ad un livello più approfondito invece, il laboratorio linguistico è importante per la comprensione dei messaggi orali. Questo perché? Perché molte volte in classe non si riesce a fare questo tipo di lavoro. In classe si cura di più la correttezza formale, la regola grammaticale, ma non si riesce a fare un vero e proprio esercizio di conversazione. Sino qui abbiamo sentito parlare molto di materie letterarie e linguistiche. Ma come vedete da queste immagini, al liceo vi sono naturalmente anche materie scientifiche, con relativi laboratori ben attrezzati. In questo modo gli studenti, tramite l'esecuzione di esperimenti di chimica e fisica, acquisiscono elementi di pratica e di analisi diretta dei fenomeni. Questo serve a sfatare il pregiudizio di scuola lontana dal mondo scientifico e tecnologico. A maggior ragione, se poi prendiamo in considerazione l'informatica, il liceo Romani possiede un buon laboratorio, dove vengono esaminati, oltre ai linguaggi correnti, anche quelle novità di editoria informatica che sono gli ipertesti, una sorta di coniugazione fra il software e il testo tradizionale, che ne permette un rapido accesso da svariate direzioni concettuali. Lo studente che stiamo vedendo sta affrontando un ipertesto di storia dell'arte. Anche queste immagini appartengono ai laboratori del liceo, in particolare al laboratorio teatrale, che con il suo aspetto creativo conclude il nostro percorso nel liceo Romani. Passiamo ora all'Istituto Tecnico per Geometri con sede nella struttura scolastica di Via Trento. Questo istituto è in coordinamento con il Vacchelli di Cremona, offre un ciclo di studi completo con diploma quinquennale che dà uno sbocco professionale immediato e l'accesso a tutte le facoltà universitarie. Il ciclo di studi dà una buona formazione tecnico-matematica con un forte indirizzo specifico nel disegno tecnico ed architettonico. Non di meno è la quantità di ore dedicate alle materie letterarie, italiano, storia e lingua straniera. Pertanto ne consegue una figura professionale con un buon spessore di cultura generale che permette di accedere, come dicevamo, alle facoltà universitarie. Sentiamo ora il professor Franco Bolsi che ci parlerà della scuola e delle sue iniziative.
Bene, io sono Franco Bulsi, insegno italiano e storia all'Istituto per Geometri e per presentare questa scuola che è giovanissima, è giunta solo al suo sesto anno di vita, io partirei da alcune immagini. Io ritengo che questo sia il modo migliore per presentare un istituto per geometri, in quanto parlare di architetture e di disegno architettonico mi sembra il modo più opportuno per entrare nello specifico della scuola. Io vi mostro queste immagini che si riferiscono a un concorso dell'89, dettagli di architettura casalese. Le immagini in questione si riferiscono alla nostra palazzina Liberty, vale a dire a quella palazzina Liberty che sta in Casalmaggiore, in via Colombo. È una palazzina dei primi del Novecento, di gusto neomoresco, che gli studenti della prima classe, che è nata nell'88, insieme ai loro colleghi dell'altra classe nata nell'89, hanno fotografato e disegnato. Vediamo una serie di immagini che si riferiscono per l'appunto alla visione complessiva, prospettica e ai dettagli dell'architettura. Questo è un rilievo di Roberta Bassani, che attualmente è studentessa di Quinta, e si riferisce al portale neomoresco. Perché parlarvi di tutto questo? Per farvi entrare nello spirito, diciamo, nel mondo dei geometri. Perché la scuola per geometri prepara gli studenti alla futura professione di geometra ed è indispensabile conoscere per questi futuri studenti che saranno chiamati a gestire, a governare il nostro territorio, conoscere le architetture, conoscere il patrimonio monumentale della città nella quale studiano. Io passerei a quest'altra immagine che è altrettanto significativa e che merita un commento particolare. Tutti avrete riconosciuto il prospetto del teatro comunale. L'immagine del teatro comunale rimanda evidentemente al nostro patrimonio monumentale, ma pure anche a un sistema di relazioni, a un rapporto di collaborazione culturale particolarmente intenso tra la nostra scuola e il teatro comunale. Per essere più chiari e più precisi, i nostri studenti almeno un paio di volte all'anno si recano in teatro per seguire spettacoli che ora sono stati inquadrati nella stagione di teatro per ragazze. Questo per significare che la nostra scuola si è aperta, o meglio è nata, in relazione alle istituzioni esistenti nel territorio. Questi ragazzi iniziano giusto quest'anno una, chiamiamola ancora esperienza e facciamo una ripetizione, una esperienza che è definita genericamente come progetto giovani. Raccontare il territorio dovrebbe essere il titolo di questa iniziativa. Gli studenti della prima e della seconda classe racconteranno le loro esperienze di pendolari. Ben il 75% degli studenti della nostra scuola sono pendolari e dunque un modo per poterli rendere coscienti della loro condizione di pendolari e dunque di persone che si muovono nello spazio e anche nel tempo per raggiungere la scuola nella quale studiano e dunque per culturalizzare, mi si passi questo orrendo verbo, per culturalizzare la loro esperienza di viaggio, si è pensato di creare una iniziativa che li porti a scrivere di questi viaggi, qualche cosa che li porti ad essere consapevoli di vivere in un territorio che è il territorio riquadrato tra l'olio e il Po e dunque acquisire con maggior consapevolezza anche le esperienze quotidiane. Dunque se il 75% dei nostri studenti è pendolari, ebbene questi ragazzi verranno chiamati a questa esperienza di cultura e dunque a questa pratica di scrittura e quindi ci racconteranno il loro viaggio e dunque le loro esperienze, ma soprattutto il paesaggio che attraversano come spazio abitato da uomini e conseguentemente trasformato da uomini e conseguentemente trasformabile da parte di questi ragazzi che diventeranno i futuri operatori del territorio. Dopo queste interessanti considerazioni, che proiettano questa scuola in un contesto culturale ampio e interattivo con il territorio, passiamo ora con queste immagini al laboratorio di informatica. Come possiamo vedere, è ben attrezzato sia sotto il profilo delle macchine che dei programmi.
L'informatica è accorpata con la matematica e occupa uno spazio di rilievo in tutto il ciclo di studi. In questo modo i ragazzi possono acquisire gli elementi di utilizzo di macchine ormai di uso comune in ogni settore. Anche i laboratori di chimica e fisica sono momenti di esercitazione importanti dove i ragazzi acquisiscono basi di pratica scientifica a completamento dell'aspetto teorico. Dopo il biennio, che dà una buona base di cultura generale, le materie specifiche come tecnologia delle costruzioni, economia, topografia, estimo e diritto assumono il ruolo fondamentale per giungere alla maturità tecnica, che permette di accedere, come dicevamo, al mondo universitario, ma anche alla libera professione di geometra, con la possibilità di progettare e trasformare opere edilizie, dirigere e seguire cantieri, collaborare con altre figure professionali a piani urbanistici e ad assetti territoriali. Sempre nella struttura scolastica di Via Trento trova la sede il biennio dell'Istituto Tecnico Industriale sezione staccata del Toriani di Cremona. Gli istituti tecnici industriali sono strutturati in un biennio comune e in un successivo svariato numero di trienni di specializzazione, che fanno di questa scuola una struttura con diramazioni in ogni settore della tecnologia. Pertanto questi due anni permettono un'ulteriore fase di riflessione, pur rimanendo in ambito tecnico, prima di scegliere l'indirizzo desiderato. Ricordiamo che il diploma di perito tecnico industriale permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie e l'immediato inserimento nel mondo del lavoro. Finiamo questa carrellata sulle scuole superiori di Casalmaggiore con una sequenza che si svolge nell'istituto professionale con sede in via Marconi. La scena è molto eloquente, non ha bisogno di commenti. Si è svolta nel laboratorio di meccanica dell'istituto con l'audio in presa diretta. Un dito. Sì. Abbassalo. Dai, va bene. Dai, bulloni, metti tu. Il castello. Piastina. Piastina, sì. Così. Stai indietro con la gamba. Il mondo del lavoro non è fatto solo di professioni intellettuali di alto profilo, ma per lo più di lavoro manuale, dove a volte bisogna anche sporcarsi le mani. Buon studio a tutti e buon futuro lavoro.